Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video con la famigliola felice. In questo video faremo una cosa che adorerete sicuramente tutti, ovvero un nuovo astuccio di scuola. Ma questo nuovo astuccio di scuola sarà un astuccio un po' particolare perché non solo sarà interamente personalizzato da noi, ma sarà anche creato da noi, quindi lo potrete fare tutti quanti. Guardate il video fino alla fine se volete scoprire come. Già vi dico che io mi sono stancata del mio vecchio astuccio perché è tutto rotto, si è sporcato tutto con l'inchiostro o i pennarelli, quindi necessito un nuovo astuccio e necessito anche di comprare tutti quanti i gadget da metterci dentro. Quindi adesso venite con me a fare shopping e andiamo a prendere tutto quanto quello che ci serve. Andiamo! Ok ragazzi, io sono arrivata a fare shopping. Adesso vi faccio vedere tutto quello che dobbiamo prendere perché è tantissima roba. Però sono super contenta perché è tutta roba di cancelleria e io adoro la cancelleria. Ok, sono nel reparto dei cartoncini. Pensavo di farlo con il materiale, questo qua dei cartoncini gommosi. Non so come si chiama in realtà questo materiale di preciso. Questo qui. Alla fine, ovviamente, ho scelto quello rosa, quello bianco e prenderò anche questo glitterato rosa per farci qualche decorazione sopra. Cioè, guardate che spettacolo, brilla più del mio futuro. Continuiamo il nostro shopping. Allora, dobbiamo prendere lo strap per chiudere l'astuccio e c'è di tanti colori, anche tipo rosa e viola. Sono indecisa su che colore prendere. Alla fine lo prenderò bianco perché così è neutro e lo posso riutilizzare per tutto, quindi top. No, vabbè, raga, guardate quante penne ci sono qua. Cioè, letteralmente questo è il mio mondo. Adesso le devo scegliere per metterle nel mio nuovo astuccio. Cioè, guardate quest'unicorno che si illumina. Cioè, è stupendo. Questo lo prendo sicuramente. No, guardate queste, che carine. Oddio, con i dinosauri. Anche questa, guardate quanto è cute. No, vabbè, non ce la posso fare. Sicuramente ne prenderò anche una di queste minuscole. Tipo, oddio, quella col panino. Io troppo indecisa fra loro due, però penso che alla fine scelgo l'avocado. Qua invece ci sono tutte le gomme e ci sono anche queste che hanno i disegni all'interno e prenderò sicuramente anche la gomma. Guardate questi, sono evidenziatori a forma di caramella. No. Sono tornata. Allora, adesso vi faccio vedere. La carta che ho preso è questa qui, che l'abbiamo già vista, quella gommosa. Poi adesso vi faccio l'haul di tutta la cancelleria che ho preso, perché raga, letteralmente io sono innamorata della cancelleria, potrei viverci. Di penne ho preso queste due troppo cute, questa si illumina anche con quest'unicorno, cioè è letteralmente bellissima, mentre questa con scritto Lovely e niente, è molto carina, mi piaceva un sacco, l'ho presa. Poi ho preso questi due evidenziatori, una a forma di gelato, una a forma di caramella, che l'abbiamo già visti, si aprono qua, così, eccolo qua. La mini penna con l'avocado. La matita e il tratto pen, cioè lo stabilo quello nero perché io lo adoro, mi serve per disegnare. E poi ovviamente una gomma da cancellare con disegnato un fioricino. Che carino. Ho preso anche dei nuovi glitter, che carini, questi ci posso fare anche le mollette, un paio rosa e un paio bianchi. E lo strap appunto per chiudere il nostro astuccio e i tre tipi di carte colorate, bianca, rosa e glitterata. Ok, ora che abbiamo le nostre penne dobbiamo creare l'astuccio per metterle dentro. Quindi vi faccio vedere come iniziare. Ok, raga, mi ero scordata di dirvi che attaccheremo il tutto con la colla a caldo, quindi munitevi anche di colla a caldo, altrimenti potete utilizzare il nostro bioadesivo. Bene, raga, ora io ho preso il foglio bianco e sto andando a disegnare due rettangoli della dimensione di lunghezza 20 cm e altezza 15 cm. Adesso li andiamo a ritagliare entrambi. Ok, ho ritagliato i due rettangoli, adesso dobbiamo andare a fare il contorno e lo volevo fare con quello rosa. Per il contorno ho fatto quattro bande, quattro rettangoli che sono alti 2,5 cm e sono lunghi ben 30 cm, ricordatevi. Ora li vado a tagliare uno per uno con molta molta pazienza. Eccoli qua, guardate che carini. Ora li dovremo andare ad incollare qua sopra. Quindi sto mettendo la colla a caldo a scaldare. Ok, guardate, ho incollato la prima parte con la colla a caldo, l'ho messa ai lati e poi ho chiuso questo, ho fatto la curvetta. Adesso
adesso attacco anche le altre. Ho fatto entrambe, ho dovuto aggiungere dei pezzettini in più perché a quanto pare non bastavano. Adesso dobbiamo andare a tagliare i nostri bordi spigolosi in modo che si uniforma il tutto. Ora ho ritagliato questi rettangoli che sono alti il doppio del bordo, che ci serviranno per unire le due parti. Adesso vi faccio vedere come. Come prima cosa li andiamo a cospargere di colla a caldo. Così, raga, va chiuso tipo panino avvolto qua nel bordo. Mentre per unire i due rettangoli dobbiamo soltanto metterli vicini ed unire a panino qua tra i due, in modo tale che saranno, vedete, uniti. Mentre l'altro lo andiamo ad inserire nel retro in modo tale che possiamo aprire e chiudere senza che si rompa tutto. Raga, cioè, adesso voi non guardate la colla a caldo che sta ovunque, ma, cioè, è letteralmente un astuccio. Adesso lo dobbiamo continuare un attimo ad addobbare e vedrete come verrà il risultato. Dato che l'interno è fatto, adesso dobbiamo fare le lineette che tengono le nostre penne ferme nell'astuccio, perché così si muoverebbero tutte. Quindi ho disegnato due rettangoli lunghissimi che non ho disegnato la fine, da 1,5 cm di spessore, e adesso li taglio. Questi appunto ci serviranno per reggere tutte le nostre penne e adesso li vado sempre ad incollare con la colla a caldo. Ma questo materiale quanto è soffice! PS, se sei arrivato a questo punto del video, commenta con colla a caldo! Tadan! Vediamo chi è attivo nei commenti! Quindi ora dobbiamo posizionare le nostre penne all'interno dell'astuccio ed iniziamo a mettere con la colla a caldo la nostra linguetta in modo tale da formare delle curve sopra le penne, sopra le matite, in base alla loro dimensione. Vi consiglio di aiutarvi con le dita e di tenere appunto così per far seccare il tutto. Tadan! Prima linea fatta, vedete come è venuto perfetto, ho fatto tutta questa scaletta. Adesso vado a fare la stessa cosa però nell'altra parte. E tadan! Anche l'altra parte è terminata, quindi eccoci qui. Ora dobbiamo rivestire la parte qua dietro, perché vedete che ancora è un po' molle, quindi adesso lo andiamo a rivestire. Per andarlo a rivestire voglio utilizzare ovviamente la carta glitterata, perché deve essere tutto bello glitteroso, però sono indecisa se rivestire anche i bordi con la carta glitterata o lasciarli di rosa e rivestirli ma sempre con il rosa. Secondo voi? Per rivestire ho disegnato tre rettangoli da 3 cm ognuno, adesso li vado a ritagliare, li ho fatto lungo tutto il foglio perché dovevano essere lunghi. E adesso con la colla a caldo vado a rivestire tutto quanto il bordo esterno del nostro astuccio per renderlo un po' più raffinato. Ok raga, ho rivestito tutti quanti i bordi, adesso mi manca di rivestire questa parte qua bianca, che faremo sempre di questo colore rosa. Quindi vado a prendere la nostra carta glitterata e ridisegno il rettangolo di 15x20, però questa volta lo faccio un po' più grande così in caso lo rifilo dopo. Ecco qua, adesso cospargo di colla caldo e poi abbiamo terminato. Ok, l'ho rivestito tutto, è bellissimo, ma prima di farvelo vedere voglio andare a mettere anche la chiusura, quindi andiamo ad aprire questo strap. Ok, ho messo anche la chiusura, quindi adesso lo chiudiamo e vi faccio vedere com'è venuto. E tadan! Ecco qua il mio nuovo astuccio, lo adoro, cioè raga, letteralmente è un po'... Eccolo qui, è fatto interamente da me, cioè guardate che bello. Le penne... Aspettate che ne manca qualcuna. Eccolo qua, guardate quanto è bello, bellissimo, poi si chiude così, cioè letteralmente è un astuccio stupendo, non so se addobbarlo con qualcosa, però immaginatevi, cioè andare a scuola con sta roba, cioè, e poi lo potete fare tutti, e poi non pesa niente, cioè è leggerissimo, bellissimo, no vabbè. Adoro. Scrivetemi nei commenti secondo voi se dovrei metterci qualcosa sopra, non lo so, un disegno, qualcosa, dei glitter, però i glitter ci sono, non so cosa aggiungere. Mettetemi un cuoricino se questo video vi è stato utile, perché ci ho messo letteralmente 3 ore per fare questo astuccio, però credo in voi e anche voi potrete rifarlo, forse sarete anche più veloci di me. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuna novità. Vi voglio un mondo di bene, aspettate che prendo anche la famigliola felice, così vi salutiamo tutti e 3 insieme. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao, buona scuola a tutti con questo astuccio nuovo, ciao.